Allora, ragazzi e ragazze, questo lo faccio come webinar a sé stante senza essere troppo ripetitivo sul Fabry R. Siccome ci tengo che le cose vengano fatte bene da parte di tutti, allora stamattina ho detto una cosa che però adesso specifico un attimino meglio perché chiaramente chi magari è un po' meno navigato, cioè preferisco dirvelo io prima che vi capiti, ecco, diciamola così. Allora, voi scegliete una media mobile di riferimento, in questo caso siamo sul time frame orario, decido di mirare la 48, faccio 48 diviso 3 e il numero che viene fuori da questa divisione è il settaggio del Fabry R. E fino lì l'abbiamo capito. Avete capito che chiaramente il Fabry R quando va in zona 08, ovviamente siamo in un momento dove possiamo pensare di fare un contrarian. Stamattina, riguardando i grafici solo quelli plottati per la giornata di oggi, nel senso da qui in avanti, abbiamo visto un po' di segnali anche nello storico in realtà, però guardando adesso per farne un video a sé stante, chiaramente c'era magari un po' questa zona qui, che se si può prendere prima dello storno sulla 48 è buona, altre robe non ci sono, l'ho definito un indicatore intelligente per il fatto che anche di fronte a una sparata del genere non è andato a dirmi vai in contrarian. Però attenzione, attenzione, adesso possiamo magari guardare, proprio visto che è fresca fresca questa salita o comunque i forti movimenti di oggi, andiamo a guardarli magari su dei sottocicli, perché vi devo dire una cosa, che è chiaro che se io ad esempio vado in contrarian su un ciclo a 4 giorni, no? Che ne so, un ciclo giornaliero come ampiezza, chiaramente dipende dallo strumento, però parliamo, che ne so, di GBP dollaro come avevo fatto a metà settembre, no? GBP dollaro come ampiezza, non so, posso pensare che abbia 100 pips per esempio, ok? E quindi se vuole esagerare sul ciclo giornaliero, quel giorno lì, infatti quel giorno lì esagerò, diciamo così, ha esagerato a metà settembre, allora cosa ha fatto? Ha raddoppiato la magnitudo ed è andato a 200 pips. Va bene, potrebbe anche andare a 300, ma non posso escludere che vada anche a 500, va bene, però il discorso qual è che voglio farvi? È questo, che se io entro short qui dopo 100 pips, perché mediamente ne fa 100 un ciclo giornaliero, e me li raddoppia, ok, me ne fa 200, ci sta, cioè sono 100 in più, ma non mi smuovono, anche 200 in più, ok? Perché questo? Perché entro con un ordine di grandezza sul ciclo giornaliero, ok? Ma se io entro sul microciclo, dove magari i microcicli, per farvi un esempio lasciando questi numeri, fanno di magnitudo 10 pips, non 110, tolgo questo 0, e io entro qui dopo 10 e non mi devo aspettare che faccia solo 20 o 30, perché potrebbe all'interno della giornata fare da qui 300 in su. Quindi occhio ai volumi di ingresso. Ok? Quindi questo è importante, e questo è importante anche sul Fabry R, perché se io prendo, vediamo il primo un po' che ci viene a tiro, toh, questo qua, se io praticamente entro qua short, perché sono sopra la 48, onestamente mi posso aspettare che mi vada contro, c'era stato un GBP NZD, forse adesso lo andiamo a vedere, chiaramente in funzione della volatilità dello strumento, no? Mi devo fare i calcoli mentali. Qua siamo su Euro GBP, quando entro short in questa zona di quanto è andato contro? 47 pips e poi è andato giù, no? Quindi va bene, 47 pips non mi smuovono, ma se io vado a fare lo stesso ragionamento sui microcicli con il Fabry R, occhio perché potrebbe andarvi contro di una quantità veramente grossa riportata al microciclo che state analizzando, ok? Tutto lì. Quindi questo è quello che volevo dirvi. Poi, che ne so, GBP NZD, forse era lui, no, Euro NZD forse, vediamo, ecco Euro NZD, se io entro da qui, a parte che non entro qui perché chiaramente non entro di venerdì in chiusura, qua così, ma proprio perché anche non voglio essere lì al PC, anche se il Fabry R si tirava qui. La domenica sera saremo presenti, chiaramente mentre siamo lì, prima dell'apertura, guardiamo se ci sono dei Fabry R messi in un certo modo, perché chiaramente un Fabry R alto così mi apre in gap up, gli vado a dare un colpettino short. Poi è chiaro,
alla mattina sono qui, posso mettere stop a pari, split, non perdo più o chiudo tutto. Però ovviamente il sistema, diciamo così, mi richiede di tenere, ok, fino a quando l'indicatore tenda, qui ve lo dico occhio, vedete che qui è rimasto sempre nei pressi dello 0,8, qui si è scaricato. Allora quando è arrivata questa, ok, sono qui a fine giornata, ok, qui me ne devo uscire. Se io fossi entrato qui, guardate dove me ne esco, alla pari. Ma prima di uscirmene alla pari, di quanto è andato contro? 158 pips. Ce n'era un altro che forse era andato anche contro un po' di più, però sono su un daily, tutto sommato 150 pips sul daily, ok. Quindi occhio a evitare quell'errore, che se io entro su un grafico orario con l'idea di star dentro anche 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni, fino a quando non si scarichi, so che rimanendo dentro 2, 3, 4, 5 giorni, ok, allora so che se mi va distante di 100, 150, 200, anche 300, lo sapevo già prima, ok? Sto dicendo delle banalità, però è meglio dirle che poi scoprirle in tempo reale. Se io vado a prendere lo stesso segnale qui in maniera frattale sul time frame a un minuto, ok? Io magari entro con un ordine mentale deriva da dei cicli di questa ampiezza, che magari sono 10, 15 o 20 pips di ampiezza, ok? Bene, poi da qui mi parte su in tromba perché esce un dato macro, altro me ne fa 300, probabilmente mi sentirei a disagio. Quindi diciamo che se voi aumentate il time frame su questo modello sono abbastanza tranquillo, perché se lo aumentate vuol dire che siete persone che vanno alla ricerca di un trading tranquillo per mettere degli ordini neanche tutti i giorni, e quando mettono un ordine poi queste persone lo lasciano anche lì e lo seguono con tranquillità, è un trading più tranquillo. Mi sto rivolgendo invece a chi voglia fare qualcosa di veloce e di stretto, perché se io vado sul time frame un minuto, possiamo guardare anche la salita di oggi, ok, anche questa qua, di tutti gli NZD, sperando che cambiando time frame non si inchiodi subito la piattaforma, e occhi aperti, ok. Quindi partiamo pure dal primo NZD. Allora vedete che sull'orario ovviamente ho l'NZD molto venduto, non ho un AUD fortissimo, però comunque non è debole. Chiaramente questo appena girerà un po' tenderanno a far così, e questo tenderà un po' a scaricarsi, ok? Se questo riuscirà nei prossimi giorni a salire fin lassù, ma senza andare a prendere la media bianca, la 48, poi avremo una possibilità ad alta profittabilità, nel senso, se ne sbagliano poche di queste, ok? Andiamo così, abbassiamo il time frame per curiosità. Allora io dall'orario vado sul 15 minuti, vediamo cosa succede, sempre nei confronti della 48. Ok, abbastanza veloce. Allora, ecco, ad esempio sul 15 minuti si sarebbe tirato, diciamo in maniera evidente, da qui, più o meno da lì, no? Io in quel momento lì, se vado a zoomare, l'AUD sempre non ce l'ho fortissimo, l'NZD lì non era neanche debolissimo, no? Adesso quando è andato qui su questa candela, guardate, su questa, vedete che ho il Fabrier sopra lo 0,8 e ho il currency screener verde di NZD veramente a 0, quindi confido che possa riprendersi. Allora da qui può nascere uno short. Qual è il target? Qual è lo stop loss? Anche qui non c'è un target da mettere prima, non c'è uno stop loss da mettere prima. Esco quando i prezzi andranno a toccare la media mobile a 48. Io questa la lascio segnata, poi la possiamo guardare nei prossimi giorni. Tenete presente che anche qui oggi è così evidente che gli NZD siano toccati come moneta che andargli in contrarian sugli NZD, quindi oggi gli NZD sono deboli. Andare a comprarli, io aspetterei la close, domani possono cambiare le dinamiche, domani li vado a comprare, non oggi. Quindi questa me la segno. Se per esempio da qui a stasera fa così, il trade si sarebbe chiuso. Se va ancora su e si allontana, per me è pure meglio, e stasera alle 23 potrei pensare di ad esempio venderlo stasera. Quindi sul 15 minuti per ora sarei ancora, non sarei, per meglio dire, ancora dovuto intervenire in contrarian.
Allora, dal 15 minuti bisognerebbe andare al 4, ma andiamo al 5, lasciamo il 5, va bene uguale. Vediamo cosa sarebbe accaduto. Ripeto, è una giornata di studio interessante perché è una giornata che è un po' particolare questa qua, ok? Chiaramente. Allora, sul 5 minuti, sempre sull'AUD e nel ZD, ok? Se io guardo bene, da qui, zoom un attimo. Allora, devo lasciare più o meno la scala così. Allora, se io guardo qui, o anche forse su quella prima, diciamo su questa qua, chiaramente andate in contrario sulle candele rialziste, ok? Quindi qua mi chiude, io ho un NZD basso e un AUD non altissimo, cioè non altissimo tra virgolette, cioè non sopra il 90 ma alto, e il Fabry R a 0,8. Benissimo, allora io so che il Fabry R quando è a 0,8 non riuscirà, la regola è questa, non riuscirà a stare tanto sopra gli 0,8, ok? E tenderà a scaricarsi. Fino a qui a occhio lo vedo in laterale, fino a qui ve lo disegno con il mio occhio, poi qui vedo che si è scaricato, ma infatti è andato a prenderla a 48, ok? Ora qui si è nuovamente ritirato, però vedete avevo ad esempio l'AUD più basso, l'NZD è sempre debole, vabbè quello sì, e vabbè potevo anche shortare da lì o magari anticipare sulla candela rialzista prima, o se mi dà il segnale da qui sperare che ne faccia una rialzista, cioè se decido di andare short lo faccio su una candela rialzista e viceversa. Comunque a tutt'ora non manca moltissimo a prenderla a 48, ok? Quindi è proprio questo che volevo dirvi, nel senso che se io entro qui però un indicatore settato su un time frame basso e non escludete che entrate qui e vi fa 200 pip sopra, ok? Quindi più vi abbassate di time frame più dovete stare attenti ed essere veloci. Qui che cosa è capitato o sarebbe capitato? Che da qui è andato contro fino a qui di 40 pips e poi ha stornato e si è chiuso. Quindi se io fossi entrato qui chiudendomi qua in zona media avrei perso 25 pips, per dire, ok? Ci sta, voglio dire, provare un colpo in contrarian in una giornata così, su una moneta così debole che l'NZD e perdere 25 pips, ci sta, voglio dire, fa parte del gioco. Tra virgolette, se ti vai a mettere in uno strumento che per quel giorno è evidentemente toccato da dinamiche monetarie, te la vai un po' a cercare. Per che cosa? Per guadagnare bene, però te la vai a cercare, ok? Poi, chiaramente questa qua, da qui così, per dire se l'avessi presa da qui, avrebbe ripagato 10, adesso sarei più o meno alla pari, ok? Quindi occhi aperti perché il discorso è frattale, però bisogna stare ovviamente attenti. Questo è un fatto. L'altro fatto è che ovviamente se volete potete ragionare sull'indicatore Fabry R anche al contrario, nel senso che se dagli 0,8 se in zona 0,8 vuol dire che siamo ad una giusta distanza per vendere, cioè siamo ad una giusta distanza dalla media mobile di riferimento per poter vendere, o ovviamente con uno 0,8 il prezzo sotto siamo ad una giusta distanza per comprare verso la media di riferimento, è ovvio che quando l'indicatore va su questa linea, poi voi provate, vedrete che vi metterà una linea bassa ad un prezzo, ad un altro prezzo, scusatemi, sì, ad un prezzo, ad un livello o ad un altro livello nella scala a seconda del settaggio, ok? Più lo mettete basso il settaggio, più questa linea è vicino agli 0,8, ok? Sì, ciao Gianlu, sì, se ci sono dei segnali bene, se no finisco questo discorso, a parte se vuoi prendere parola come vuoi, e poi vado avanti a finire un po' il discorso della trading room serale. No, vai tranquillo, vai tranquillo. Ok, quindi questo è importante. Allora, vale anche il discorso un po' al contrario, cioè quando l'indicatore va sulla linea bassa, adesso qui non c'è andato sotto, ma possiamo trovare poi dei punti, cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che siamo nei pressi della media mobile come prezzi. E se l'indicatore ad un certo punto, disegniamolo che va un po' più giù, lo lasciate stare, ma appena ritorna su e rompe quella linea dal basso verso l'alto, vuol dire che se in quel momento sono sopra la 48 è più probabile che stia sopra alla 48,
fino a quando, arrivando qui, sarà poi più probabile che ci ritorni a prenderla o ci vada sotto. Quindi questo indicatore ti dà trend e contrarian, ok? Poi domani mattina, perché domani mattina ci sono tante già altre cose da fare, però lunedì mattina vedremo poi dei casi. Quindi di oggi volevo registrarvi questa roba qui. Possiamo andare ancora sul time frame un minuto. Vediamo cosa viene fuori. Faccio veramente in diretta, tanto i comportamenti so già quali sono. Spero anche non si pianti la piattaforma. Ok. Allora andiamo alla salita di oggi. Allora, facciamo a ritroso, partiamo dagli ultimi segnali e andiamo indietro. Allora, zoomiamo un po'. Ad esempio qui l'NZD, vedete come me lo disegna? È sbagliato. Cioè nel senso che, ecco, adesso è giusto. Ce ne si accorge ad occhio subito, che okay? non era coerente, eccetera. Allora, guardate qui cosa sarebbe successo. Allora, da questa zona qui, vedete che abbiamo il Fabri R tirato, ok? Però, a parte l'NZD, che è tutto il giorno che appunto è debole, vedete che l'AUD non è che sia proprio tanto in zona tesa. Quindi io aspetterei un attimino, ok? Aspetteresti fino a dove, Fabri? Ma vado avanti, più o meno. Vedete che chiaramente sul grafico un minuto a 48 potrà anche zigzagare un po' sopra, un po' sotto lo 0,8, no? Vado avanti, vedete sotto sta crescendo, no? L'AUD come moneta sta crescendo, toh, siamo qua così, quello da sotto sta già uscendo, posso anche pensare un po' prima, qua così, toh, qua così potrebbe andare bene. Ripeto, siamo degli esseri umani, è un giusto compromesso, è abbastanza alto, è abbastanza basso, sicuramente meglio che non prima, e questo è sopra gli 0,8, quindi se vendo qui mi aspetto di andare almeno alla 48, ok? Se però avessi venduto da qui, poi alla 48 ci arrivava qui, di quanto mi si sarebbe allontanato? Beh, 20 pips e poi avrei perso a chiudermi qui, 9 pips, 10. Poi attenzione, quando ritorniamo alla 48, qua così, sempre un occhio dove è il Fabri R. Io ripeto, è chiaro che potrei aspettare che lui, l'indicatore, si vada a scaricare su questa linea, però fate una via di mezzo. Quindi qui era ancora un po' alto, quindi mi aspettavo che sarebbe ancora andato un po' giù, e quindi qui non necessariamente devo uscire. Poi mi sgamba con questa candela, allora posso uscire, però non vi inviterei ad entrare qui short. Ma perché? Perché guardate il currency, ok? Quindi tutti questi concetti fateveli vostri e fatene buon uso. Poi vado indietro, qui si è tirato il Fabri R, chiaramente qui, ecco, qui posso essere più tempestivo. Perché? Perché se io vedo che c'è una giornata sbilanciata al rialzo, in questo caso stavano vendendo gli NZD, qui mi aspetto abbastanza in fretta di andare verso la 48. Sto entrando in trend del tema di giornata, ok? Poi spostiamoci indietro queste due linee, anzi cancelliamole e ne mettiamo di nuove. Andiamo a vedere qui mi si tira il currency più o meno, no? E sono distanti le due monete, quindi posso entrare. Se entro, preferirei entrare sulla candela quella prima, anticipo un pelo, ma sulla candela piena rialzista mi sarebbe andato contro di 34 pips e qui avrei perso 17. Guardo sotto dove si tocca con la media, vedete è già abbastanza basso, e quindi va bene, cioè non andrei a tirare oltremodo la corda sotto la 48, ok? Chiaramente se noi impariamo a fare anche un portafogli, che è un modo più elegante per dire non piazzate un unico ordine, ma piazziamo più ordini, ok? Quindi non entriamo con un unico ordine pesante, ma con più ordini, ne prendo uno lì, poi mi ritorna lassù più o meno a 0,8, più o meno il currency è buono, addirittura qui, sì, più o meno, qui così va bene, gli posso piazzare un altro short da lì, che a chiuderlo qui mi fa incassare 8 pips e con l'altro perdo sempre, con l'altro ne perdo 16, anche se si era allontanato di 34, ok? E attenzione, stiamo andando in contrarian su un tema di giornata long, tant'è vero che l'unico segnale long che abbiamo visto fino adesso qui, questo qua,
tu entri con una chiusura sopra la 12, ti va subito alla 48, e attenzione, poi lui si scarica. Se quando si scarica poi non ti prende più, ricordatevi quello che ho detto prima, cioè quando dal basso verso l'alto, quando dal basso verso l'alto appunto l'indicatore Fabry R taglia questa linea dal basso verso l'alto, dove sono? Sono sopra la media di riferimento che è la 48 o sono sotto? Sono sopra, per cui è più probabile che il prezzo continui a salire. Quindi questo indicatore è di nuovo una miniera di informazioni. Poi vediamo se c'era qualcos'altro. Sì, qui nella notte. Vabbè, anche qui il discorso è lo stesso. Qui si tira il Fabry R, qua così. Vedete che però il currency di Audi era un po' basso, si stava scaricando troppo, quindi avrei evitato. Qui si ritira, l'NZD è sempre basso, si stava un po' ricaricando andando su l'Audi, ma anche qui non è che mi convinca più di tanto. Se comunque avessi shortato qui, più o meno, vedete che quando ritornava, andava contro di 13 pips, ritornava sui miei. Quindi io vi devo dire che questo è un indicatore per andare in contraria che veramente ve ne farà sbagliare veramente poche, poche, poche. Ok, quindi volevo fare questa precisazione. Adesso non vado a dilungarmi su altri strumenti. Tanto più o meno ne abbiamo già preso uno che di oggi ha fatto un'impennata non di poco conto, e andatevi poi domani a vedere anche il webinar di stamattina su tutti i segnali che abbiamo visto, ne avevano visti 40-50 e avete visto sicuramente che lavorano bene. Ok? Facciamo l'ultimo giro, quindi qui oggi, non, anche qui il quasi usatelo se in armonia con vostri altri punti di vista, nel senso altri vostri punti di vista vuol dire per me oggi qua è partito un G1, poi ha fatto il 2, il 3, siamo nel 4, qui c'è un'aritmia, per me siamo in zona di ripartenza G1, questo qua non è andato proprio a 0,8, però sono sotto la 48, mi chiama la 48. Ok? Veramente provate anche questo, io non vi dico mai di darmi fiducia a priori sulle mie parole, ma vi dico, provatelo, ve lo mettete sulla vostra piattaforma reale, poi per 10 giorni, ok? Provate ad andare in contraria su una demo, fate disfate e mi dite se perdete dei soldi. Provateci. L'Audi NZD abbiamo detto, Euro GBP, niente, anche qui ripeto, è difficile che vi andrete a sbagliare. Euro yen, ci aspettavamo lo storno verso la 48 perché oggi erano un po' alti lassù, ok? Quindi ci stava assolutamente come lo erano qui i prezzi. Euro NZD l'abbiamo appena studiato, quindi ripeto, ci può stare questo discorso, l'abbiamo già appunto detto adesso. Da qui è long e forse domani arriverà a dare uno short, ma non oggi. Euro CAD, sempre in abbinamento anche col currency sotto, euro AUD, niente, euro dollaro strepitoso, in abbinamento con i cicli G1, G2, aritmia, G3, aritmia, G4, aritmia diversa dalle precedenti due. Altra aritmia, ups, di Fabry, e poi è partito un G1. Allora, in zona di chiusura di questa aritmia, con questo, ragazzi e ragazze, o così, o così, o così, veramente era scritto. È una cosa pazzesca, ok? Poi andiamo avanti, GBP, non è uscito ancora niente. Ripeto, io mantengo sul time frame orario perché non voglio avere segnali tutti i giorni, visto che ne ho già tanti tra i portafogli che mi stanno girando e la trading room serale, eccetera, eccetera. Questo è un punto di vista che però non possiamo lasciare lì per strada, nel senso che sono soldi che non per avidità, ma voglio prendere. Stamattina in diretta avevamo detto lo short lassù sul CAD/JPY ci stava perché Fabri, perché vanno a rompere questo massimo, va giù, vanno a romperlo in su, ci ritornano sotto, con il Fabri R che è abbastanza alto. Insomma, avevamo anche avuto yen basso e CAD alto, che chiamavano
quello che è arrivato, e quindi da lassù il target era la media mobile a 48, ok? Anche qui sotto per un pelo, non ha dato segnale long, giusto, tra le altre cose. Quindi riesce a non farsi fregare dai trend, è strepitoso. E infatti qua è crollato, trovatemi un indicatore, dicevo stamattina, lo ripeto adesso, che qui non vi abbia dato già da molto prima, magari da qui o da qui, un ipervenduto e quindi delle possibilità per entrare long. Questo addirittura è qui, cioè prima di dirti vai in contrario deve andare fin lassù. Qua tutta la discesa, qui quasi, ma qui sicuramente ha dato una zona ad alta probabilità di ritorno almeno fino alla 48, almeno. Poi lì siamo in G3, in G4, allora mi prendo la 48 e via. Siamo in G1 o G2 è ben diverso, ok? Quindi questo qua l'abbiamo detto, GBPN, niente, NZD CAD. Ecco, NZD CAD, a differenza di stamattina, sta arrivando. Però guardate, viviamolo in diretta un attimo, no? Allora, adesso non è ancora 0,8, ok? Però se anche lo fosse, si può già anche entrare, parliamoci chiaro. Ma, guardate sotto, l'NZD è buono. Cioè, è proprio bello venduto, si può provare a comprare. Però il CAD... ok? È già qua così, quindi preferirei avere una situazione di CAD alto ed NZD in questa maniera, basso, ok? Quindi praticamente oggi l'NZD CAD è sceso proprio grazie alla debolezza dell'NZD, perché anche il CAD poi è diventato abbastanza deboluccio, ok? Quindi qui non è ancora 0,8, però penso che di stasera ci possa arrivare. Domani, tra le mille cose che abbiamo da fare, però magari se me lo ricordate lo guardiamo. È una situazione simile a questa, vedete, sono molto simili. Cos'è successo qui? Sì, è andato un po' giù, si è andato un po' su, poi la 48 l'ha presa, addirittura, ripeto, può anche continuare, ok? Qui già me ne uscirei chiaramente, però sarei entrato qui, sarei entrato magari sulla falsa rottura, cioè qui sotto, quindi è una zona short. Adesso siamo in una zona quasi long, quindi ovvio che, ragazzi e ragazze, se NZD CAD adesso andasse a fare così e questo salisse, vai subito, la 48 è bella distante, quindi offre un margine di manovra non di poco conto, ok? Poi vi rispondo, finisco solo un secondo. Dollaro yen era di nuovo messo uguale, molto alto, e da lassù c'è un wolf ribassista, false rotture dei massimi, più sì che no vado verso la 48. Poi arrivato la 48 è ancora altino l'indicatore, posso ancora tenere, ok? Chiaramente non avevo il currency come gradisco avere. NZD, l'NZD niente, anche lui niente, troppo basso, il Fabry R, l'USD CAD è troppo basso, l'AUD USD è bassissimo, e poi il GBP dollaro anche lui è basso, ok? Quindi niente, praticamente abbiamo fatto un giro così, lo facciamo tutti i giorni in maniera tale che voi con carta e penna possiate dire ok, l'analisi ciclica con il Fabry R dice long su quello strumento, i tre moschettieri sono short su quello strumento, le faccio tutte e due, vado long con un obiettivo, short con un altro, perché in genere il loro target è più immediato che non magari sui cicli, sul time frame orario come vi sto facendo vedere io adesso. Oppure non le faccio nessuna delle due per non andare in conflitto, ok? Nel senso, più che altro conflitto non tra me e tre moschettieri o viceversa, ma con la vostra testa, perché poi se ne scegliete solo una, poi sicuramente se la sbagliate vi direte però l'altra analisi diceva che se avessi fatto, allora o le fate tutte e due e pensate a un portafoglio, oppure non le fate nessuna delle due per quel giorno lì o per quel momento lì. Detto questo, praticamente, per chi mi chiede, la regola è la seguente: scegliete una media mobile di riferimento da puntare. Io vi dico, la 48 per me va bene, potete fare anche la 96, la 192, preferisco dirvi salite di settaggio della media e magari scendete di time frame, che non salire di time frame e scendere di settaggio, ok? Quindi ripeto, meglio un time frame piccolo con una media mobile a 720, per esempio, time frame a un minuto per il ciclo giornaliero, che non
andare a guardare il ciclo giornaliero sul time frame H4 per esempio, ok? Con una media mobile a tre periodi, per intenderci, va bene? Quindi i time frame per me che vanno bene sono l'orario, il 15 minuti. Abbiamo speso comunque delle parole per vedere in diretta un attimino anche sul grafico un minuto, bla bla bla, specificando che abbiamo preso lo strumento che oggi era da andare in trend, non andare in contrarian. Fatene buon uso. Una volta scelta la media, dividete per 3. Poi chiaramente se viene perfettamente diviso 3, allora avete il numero, se no, se viene 15,5 mettete 15, ok? Se ne viene 21,5 mettete 21, o cose del genere. E quel media mobile scelta diviso 3 diventa settaggio del Fabry R. Finito. E dopo buon divertimento. Detto questo, faccio un giro veloce, tanto oggi c'erano pochissimi segnali della trading room serale. Andiamo a vedere che cosa avrebbe prodotto. Molti, soprattutto sullo yen, se non ricordo, abbiamo visto stamattina, si andavano ad allineare con il Fabry R. Allora, qui Audi CAD rosso così, oggi era long da qui. Quindi in questo momento saremmo entrati long a questo livello e a chiuderlo adesso sarebbero 5 pips. Poi Audi NZD non avevamo modo di prenderlo. Poi vediamo un attimino, ci mette un attimino a caricare, qui facciamo il giro e poi niente, andiamo avanti. Domani super webinar dalle ore 9. Allora, Euro GBP oggi niente, Euro Yen oggi, ripeto, sarei entrato qui e non credo che l'abbia preso, quindi in realtà sarei ancora flat su Euro Yen, ok? Poi Euro NZD niente, Euro CAD c'è un po' di cantiere aperto, vedete un po' di cose, poi ritolgo tutti i test che ho fatto e lascio solo proprio l'indicatore qui. Allora, questo qua saremmo stati long oggi da qui e quindi a chiuderlo adesso sono 59 pips. Purtroppo devo usare il condizionale perché, ripeto, penso che ufficializzeremo a breve la cosa, però per adesso ok, chiaramente ho bloccato fermamente tutte le domeniche sera, aperta a tutti la trading room serale la domenica sera, e poi pian pianino, ripeto, appena il pannello è proprio preciso e perfetto e farà quello che deve fare e tutto il resto, allora ufficializzandola, ripeto, non sarà più un condizionale, ok? Anche se molti di voi, come anche personalmente, un po' di ordini li abbiamo già fatti, però quando partirò dirò ok, tutte le sere ufficiale, va bene? Quindi qui saremmo long, euro Audi flat, euro dollaro flat, poi i GBP. Poi stamattina ho spiegato come ragionare sul currency. I GBP, anche qui long da qui, quindi ancora flat. GBP NZD, ieri era long, ma a prenderlo praticamente da qui, si chiudeva qui, ed erano 35 pips. Chiaro, col senno del poi ce n'erano altri 300. Nella giornata di ieri si poteva anche provare a tenere con un currency così, ok? Però va bene, il grafico è disegnato, nella realtà non lo sappiamo. Comunque va bene. GBP AUD flat. Oggi non ci sono tanti ordini. AUD yen short sotto la linea magenta, quindi flat per adesso. CAD yen short sotto la linea magenta, che adesso vi metto. Quindi niente. NZD yen, questa qua era proprio bella, short sul massimo di due giorni fa, e quindi questa è quella che avrebbe dato 190 pips. Ripeto, si prendono poi queste giornate, eh? Si prendono.
Preparatevi più che altro a prenderle anche al contrario, ok? Quindi a prendervela in faccia questa candela qui. Però poi, come la prenderemo qualche volta in negativo, perché non escludete che ne so, magari entreremo un giorno in tremoscioro qui sotto, subito sembra andare, poi ti torna indietro o tieni fin lassù. Però come prenderemo, per dire, questa in realtà no, però facciamo finta, anche perché questa in realtà ha questo carico per partire, entriamo long qui, tra le altre cose. Fabri, ma dopo tutta questa salita entreresti? Ma tendenzialmente sì, perché vanno fatte tutte, è un portafogli, quindi io il futuro non lo prevedo, quindi sì, ha già fatto una bella salita, però io l'ordine lo metto alla sera e lo lascio lì, ok? Comunque, a parte questo, oggi è tutta giusta la direzione, però aspettiamoci anche di prenderla un giorno tutta sbagliata, perché o prima o dopo, ragazzi e ragazze, è impensabile di non entrare in una giornata dove magari ti andrà anche tanto a favore, che ne so, per dire questa, faccio finta, entri qui, ti sta andando giù di 50, 80, 100 pips, quello che è, poi esce una notizia e ti fa tutto il contrario, pazienza, ma alla lunga due volte su tre abbiamo ragione noi, e quindi non è poca roba. Quindi questi hanno 190, GBP yen la direi più flat. Poi l'NZD l'abbiamo detto stamattina, era long sopra la linea magenta, quindi se va giù lasciamolo andare. E il dollaro, Paolo, ti ho risposto giusto? Che poi sto per andare, non volevo lasciarti senza risposta. Questo qua, ok, perfetto. Questo qua è, di nuovo, non è difficile. Short qui sotto alla magenta. In questo momento sarebbero 11 pips. Siamo 10. Poi l'NZD, flat, l'USD CAD, long, ma deve ancora salire un po', quindi non si sarebbe innescato. La UD, flat, e GBP, flat. Quindi oggi sarebbero entrati solo 4 ordini, quindi 190 più 10 fa 200, 260, ok? Per esempio, 260 pips. Ripeto che ci saranno delle giornate anche da ritenersi normali a più 500, più 600 pips in intraday. Poi ci saranno quelle eccezionali che arriveranno a meno 1000 o a più 1000, ok? Però più meno 100, più meno 200, più meno 300 e all'ordine del giorno, quindi 250 pips in più oggi sono graditi, ma potevano essere meno 200, meno 300 e vanno graditi uguali. Alla fine del mese andiamo a fare la somma, le operazioni non saranno poche e quindi vedremo cosa ne verrà fuori abbastanza in fretta nel giro di 1-2 mesi dal punto di vista della statistica. Ragazzi e ragazze, statemi bene. Vi saluto e vi ringrazio. Non dimenticatevi le cose in trading room normale qua così, ovviamente, e avanti tutta. No, figurati Flavio, tanto la domanda, infatti poi dicevo, ma Flavio come mai non mi dà un cenno di vita? Comunque l'ho risposta alla domanda se era un UPS o meno. Ti invito a scaricarti poi domani il webinar e te lo guardi poi con calma, va bene? Grazie a voi ragazzi e ragazze, buona continuazione, statemi bene, interrompo qui la registrazione e magari questi 38 minuti così rimangono un po' alzati per un po' di tempo. Saluto anche gli amici e le amiche del blog, perché lo metto nel blog così un video fruibile di neanche 40 minuti, che per me sono pochi, anche se mediamente magari si guardano solo i video di 5, 7, 10 minuti. Ciao ciao!